Benvenuti nel canale di Prima del Caffè, soddisfazioni in cucina. Vedremo insieme come realizzare un pane soffice con zucchine e olive. È un pane saporito e dalla consistenza soffice e spugnosa. Sarà una ricetta estremamente semplice e piacevole da realizzare. Useremo uno sbattitore elettrico e il lievito per dolci, quindi appena pronto l'impasto metteremo subito a cuocere in forno. La ricetta è per uno stampo da plum cake di quelli grandi, 30x12. Lo foderiamo con la carta forno, bagnata e strizzata. Una volta preparato lo stampo, tritiamo nel frullatore 200 g di zucchine e 50 g di olive nere denocciolate. Poi occorreranno 4 uova, 10 ml di olio e 200 g di farina 00, nella quale aggiungeremo un cucchiaino medio di sale e una bustina di lievito per dolci e mescoliamo bene il tutto. Rompiamo le uova battendole fra loro. In questo modo sarà meno probabile che piccoli frammenti di guscio cadano insieme al tuorlo e all'albume. Lavoriamo le uova con lo sbattitore elettrico. E quando saranno diventate gialle, aggiungiamo l'olio. Montiamo per 5 minuti. Le uova dovranno essere chiare e spumose. Mi raccomando, fate bene questo passaggio, non abbiate fretta. Uniamo le zucchine e le olive, incorporandole delicatamente per non smontare le uova, quindi con movimenti circolari dal basso verso l'alto. Infine aggiungiamo la farina, un po' alla volta e sempre con delicatezza. Appena la farina sarà ben assorbita, non dovremo fare altro che versare nello stampo e cuocere in forno. Scuotiamo un po' per distribuire l'impasto uniformemente e facciamo cuocere in forno già caldo, statico, a 180 gradi per 30 o 35 minuti. Facciamo la prova a secchino così da essere sicuri che sia ben cotto e a quel punto lo togliamo dal forno e lo lasciamo raffreddare completamente. Risulterà soffice, spugnoso e saporito e si manterrà così per diversi giorni. Potrete mangiarlo durante i pasti o farcirlo con del Philadelphia al salmone o dell'arrosto di tacchino e sarà un'ottima merenda o un'idea da proporre al buffet. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta e condividilo con gli amici. Ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella, così non ti perderai le prossime video ricette che usciranno. Ciao!